Ora si registrerà la conferenza. C'hai il tuo computer davanti, Udaro? C'è il tuo computer davanti, usa il tuo. Usa i tuoi fogli, non continuare a guardare il mio computer. Lo vedete il mio schermo? Sì. Ok, perfetto. Sì, allora, sì, sì. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti, io sono Angela, di voi magari mi conoscono già, e sto registrando comunque l'aggiornamento in modo tale che la direzione del network potrà inviare poi il link a chi non ha potuto partecipare oggi. Quindi oggi andremo a valutare quali sono gli aggiornamenti dell'8.5. Quindi vi farò direttamente una carrellata e alla fine potrete ovviamente farmi ulteriori domande. Io lavoro in Gestim occupandomi direttamente dei clienti per il nord-ovest dell'Italia, quindi Lombardia e Piemonte, prevalentemente qualcosa in Emilia Romagna. Con me c'è anche Nicoletta Marcuzzi, che è la mia collega invece del nord-est, che quindi si occupa dei clienti del Veneto, del Friuli, e lei un po' dell'Emilia. Con me c'è anche Agnese, Agnese che lavora direttamente in sede, che si occupa per networkimmobiliare.com di tutti i clienti del resto del territorio nazionale, ma è la project manager per quanto riguarda i siti internet per il network immobiliare.com. Quindi dopo alla fine le cederò la parola in modo tale di mostrarvi anche quindi le mie colleghe sono qui, le potete vedere, anzi saluto, potete tranquillamente. Buongiorno a tutti. Nicoletta. Buongiorno. Come ci conosciamo di persona, adesso vedete un attimo si troncano i disegni e poi si scrive. Perfetto. Allora, lo schermo lo vediamo, il mio lavorerò io. E partiamo con le novità dell'8.5. Dunque, la prima novità è una novità molto semplice che troviamo in alto a destra. È una nuova icona ed è una to-do list. Diciamo così, è una funzione che ci è stata richiesta da tantissime collaboratrici dei nostri clienti, quindi è una lista di attività proprie. Perché tendenzialmente chi usa Gestim usa solo Gestim per lavorare, quindi spesso le segretarie avevano magari la necessità di mettersi a calendario delle piccole cose da fare. Spegnete i microfoni però per favore. Cortesia, se potete spegnere i microfoni perché sennò si imbomba tutto. Ok. Quindi mi sentite? Chi è che ha ancora il microfono acceso? Ok, quindi la to-do list è semplicemente un elenco di cose da fare mie personali. Vedete, io ho scritto chiamare l'oculista, devo dare imposto in farmacia. La logica di Gestim è sempre la stessa, quindi con il più vado a inserire una nuova attività, magari devo andare in banca piuttosto che qualsiasi attività, diciamo, personale. Non vanno nell'agenda, quindi non va a calendario, ma è proprio sto lavorando, sono in ufficio, voglio inserirmi delle mie attività personali. Posso scegliere ovviamente una data entro quando far svolgere questa attività, con l'aggiungi questa attività, ovviamente la ritroviamo qui in basso, la notifica ovviamente poi si aggiornerà a ridosso della scadenza,
E quindi quando rientro vado a vedere il mio elenco delle cose da fare. Ovviamente se l'attività non mi interessa più tenerla nella to-do list, posso eliminarla con una X, oppure magari la voglio tenere qui per qualsiasi momento, con un doppio clic ci posso tirare una riga sopra. Questo è un piccolo aggiornamento. Poi, uno delle tante delle novità più importanti è invece inerente all'incrocio, cioè all'interno di una richiesta, adesso vado a prendere un'anagrafica qualsiasi di un richiedente, quindi apro la scheda del mio cliente, poi andiamo a vedere anche che le schede delle anagrafiche e degli immobili sono state molto accorpate. Quindi vado sull'incrocio e posso anche inserirne una nuova, ma andiamo a modificarne una già esistente, tanto è la stessa cosa. Allora, una delle prime novità è la data di scadenza della richiesta, cioè Nicoletta ha l'esigenza di trovare casa entro non oltre una data, perché magari si deve trasferire o ha già venduto un suo immobile. Quindi qui vado a inserire la data della scadenza della richiesta. Ovviamente dopo lo andremo a vedere anche nelle configurazioni delle notifiche e dei widget, quindi noi vi abbiamo inserito anche la possibilità di ricevere la notifica della scadenza della richiesta e il widget dedicato. Quando scadrà questa richiesta non andrà a inficiare sullo stato, quindi in questo caso ovviamente attivo, ma potete sicuramente prorogarla, quindi allungare comunque questa data, oppure direttamente cambiarne uno stato nel caso in cui invece fosse conclusa, persa, scaduta oppure sospesa. Qui troviamo la composizione classica della richiesta, quindi con le tipologie di immobili, fascia di prezzo, metri quadri, locali, camere. Fin qui è rimasto tutto identico. Mentre qui abbiamo l'aggiornamento più importante dell'8.5, quindi pertinenze e caratteristiche richieste dal cliente. Aggiungi un gruppo di condizioni. Che cosa vuol dire? Che abbiamo inserito sostanzialmente la possibilità di poter creare delle condizioni che il cliente vi esprime, quindi sulle sue reali esigenze. Che cosa si aspetta dalla sua nuova casa? Quindi aggiungiamo una prima serie di condizioni e mi compare un più. Entro dentro e qui vado a compormi tutte le caratteristiche principali o non principali della richiesta di Nicoletta. Quindi magari Nicoletta ha la necessità di avere per forza un box qualsiasi, no, magari vi chiede un box doppio oppure triplo. Se io riclicco sul più, vado ad aggiungere altre informazioni. Magari desidera avere un immobile a un piano alto, quindi magari vuole un ultimo piano, piuttosto che esprime una preferenza tra il secondo e il terzo, perché il primo piano non le piace assolutamente, quindi un piano comunque abbastanza rilevante. Noi andiamo fino a 20 piani in questo momento. Ma desidera anche avere dei balconi, quindi qualsiasi, no, invece sì, voglio i balconi e magari il terrazzo. Quindi noi abbiamo composto la prima serie di condizioni. Quindi Nicoletta vuole un box doppio a un piano alto e come avete visto io col multiselettore posso andare a identificare tutti i piani che tra l'altro troverete nella scheda dell'immobile, balcone e terrazzo. Ma Nicoletta è una cliente molto, molto, molto esigente e quindi mi dice: se non mi trovi un immobile al piano alto col terrazzo con i balconi, aggiungo un'altra serie di condizioni. Cioè qua siamo nella logica degli insiemi, gli insiemi che facevamo a scuola. Quindi questa è la prima condizione e vedete che vi compare un
oppure. Quindi clicco e vado a costruire la seconda serie di condizioni, perché se non me lo trovi con il terrazzo o con il giardino, a questo punto a me piacerebbe tanto avere una casa, magari al piano terra, con un giardino privato, oppure un giardino in comune, classico giardino comune, diciamo così, condominiale, perché magari Nicoletta ha un cagnolino. Quindi io ho costruito le due condizioni, semplicemente con un più, voi potete entrare e scegliere esattamente i campi richiesti dal cliente. Qui sotto troviamo invece gli altri dati che compongono la scheda dell'immobile. Vedete aria condizionata, aspirapolvere centralizzato. Perché? Perché questi sono dati che ho inserito io all'interno della sezione degli strumenti. Quindi, se avete la necessità di avere ulteriori dati sulla scheda dell'immobile, le potete tranquillamente richiedere alla direzione del network, quindi a Deborah, Jacopo, che loro attraverso il loro pannello franchisor possono inserire ulteriori dati sulla scheda dell'immobile, che magari per voi è fondamentale. Questi dati possono essere ovviamente utilizzati anche come campo di incrocio. Vedete che io ho messo ad esempio domotica. Quindi tranquillamente posso andare a rifinire condizione per condizione. Quindi i primi campi sono i campi principali delle caratteristiche disponibili a scheda dell'immobile, gli altri dati possono essere anche personalizzati. Quindi io ho posto le due condizioni, qua in basso invece troviamo aggiungi un altro gruppo di condizioni e vediamo che cosa fa. Se ci clicco mi compare un e anche. Che cosa vuol dire? Qui troviamo un oppure, cioè o questa condizione oppure questa, ma anche Nicoletta vuole necessariamente magari un magazzino in entrambi i casi, piuttosto che dei posti moto perché sono due motociclisti, qualsiasi altra condizione. Ok, abbiamo composto la nostra richiesta. Qui non è cambiato nulla, quindi io vado a selezionare le varie aree richieste, le zone richieste dal cliente, quindi ho giusto beccata uno che c'era già, oppure posso gestirmi le macro aree, oppure come ben sapete potete aprire il selettore e disegnarvela direttamente su mappa. Quindi mi si apre ovviamente di default vi si aprirà la città dove è ubicata l'agenzia e quindi attivata la licenza. Io mi sono logata con il Milano perché sono della provincia in realtà di Milano e quindi posso andarmi a disegnare la mappa, quindi con i selettori del più posso addirittura andarmela a disegnare con precisione scegliendo o di tracciare un cerchio oppure di tracciarne una forma. Tutti mi dicono tipo l'immobiliare.it, esatto, quindi, ma come tutti gli altri portali, io decido, io consiglio sinceramente di tracciarla, perché tracciandola io posso ottenere di, diciamo così, inserire più zone, anche distanti tra loro, e quindi posso lavorare con un po' più di precisione, ma anche con estrema autonomia. Vedete, io posso anche intersecare tra di loro le aree. Ok, salviamo la nostra nuova richiesta. Ah, perfetto. Quindi Gestim in automatico ovviamente mi propone tre immobili che incrociano con la richiesta di Nicoletta. La grossa novità qual è? Che vi abbiamo inserito le percentuali di incrocio. Vedete che questo immobile incrocia al 93% con la richiesta di Nicoletta. Se ci passate sopra con il mouse, voi potete sin da subito vedere quali sono i campi che soddisfano l'incrocio e quali no.
Quindi la percentuale in realtà è un dato fondamentale, perché siete voi a decidere subito quali sono gli immobili da proporre al vostro cliente, sapendo esattamente quale tipo di dato incrocia con la sua richiesta. Quindi il 74, addirittura il 61. Perché lo faccio vedere? Perché, scusate, spesso mi sento dire, ma con una richiesta così precisa, non è che Jesse mi va a escludere degli immobili? Assolutamente no. E adesso ve lo dimostro. Perché avete un selettore in più, qualità dell'incrocio. Se voi aprite il selettore, Justin vi dice, volete vedere solo gli immobili che incrociano al 100% oppure al 90, dal 90 in su, dall'80 in su, ma vedete che scende addirittura al 50. Quindi siete sempre voi che comandate questo tipo di azione e quindi siete sempre voi che decidete quale percentuale di incrocio visionare anche per primo, quindi che cosa applicare in modo tale che Gestim, ad esempio, siccome ho scelto una qualità dell'incrocio dal 90 in su, sicuramente il primo immobile che andrò a proporre a Nicoletta sarà questo immobile che è il 6D. Intanto che siamo qua, vi rinfresco un po' la memoria, nel senso, voi avete tutta una serie di selettori, tra i quali nell'ordine per, che potete ordinare l'incrocio per data di acquisizione ascendente, discendente, prezzo richiesto ascendente, discendente, rating. In più, ovviamente, avrete anche qualità dell'incrocio ascendente, qualità dell'incrocio discendente. Che cosa vuol dire? Se io apro la forbice, mi farà vedere per primo gli immobili con la percentuale più alta, in modo tale che io questa informazione ce l'ho immediatamente. Questo aiuta voi ad essere più performanti con il vostro cliente che sta cercando casa, perché andrete un po' più mirati sull'immobile con una percentuale più alta. Qui troviamo invece le percentuali sul prezzo, ma le avevate già, quindi sul prezzo della richiesta. Quale forbice applicare? Un più 5 meno 5, un più 10 meno 10, un più 15 meno 15. La qualità dell'incrocio l'abbiamo già vista, la visualizzazione delle schede degli immobili, come sempre potete scegliere anche, io, a me piace a scheda, ma i clienti spesso invece prediligono una visualizzazione a elenco e qui negli altri dati ovviamente posso andare a, diciamo così, determinare ulteriori visualizzazioni, se voglio l'indirizzo esatto degli immobili, il nome del proprietario, qualsiasi cosa. Quindi io chiudo e come sempre posso attraverso gli occhietti salvarmi la vista con i filtri applicati. Quindi io voglio vedere quando entro nella sezione dell'incrocio nella scheda del mio richiedente, voglio vedere sempre questo tipo di vista, quindi con una qualità dell'incrocio discendente, in modo tale che mi compariranno per primi gli incroci con una percentuale più alta. Quella tolleranza sul prezzo della richiesta, la forbice da applicare appunto sulla percentuale di incrocio, la visualizzazione, entro nel mio occhietto e decido di salvarmi la vista. Salva la vista con i filtri applicati, in modo tale che tutte le volte che entrerò in qualsiasi scheda di un cliente nella sezione dell'incrocio, lo vedrò esattamente con i campi che io ho preferito salvarmi. Ovviamente qui posso inserire più richieste. Quindi questa è una richiesta per un immobile residenziale. Magari Nicoletta invece ha l'esigenza anche di trovare un ufficio per sé, per il marito, per la sua attività. E quindi qua andiamo a comporre la scheda della richiesta per quanto riguarda l'ufficio, vedete, con quello che abbiamo appena visto. Chiudo. Questo tipo di visualizzazione sulle percentuali di incrocio ce l'abbiamo ovviamente viceversa. Quindi abbiamo appena acquisito un immobile. Io ve ne faccio vedere uno dove ho tantissime attività. Quindi
Quindi apro la scheda dell'immobile e adesso vi illustrerò anche un po' l'aggiornamento della scheda, però io ho appena acquisito questo immobile, lasciate stare tutte le attività che ho già svolto, mi dice incroci 173, scopri quali. Io posso sia entrare da qui, sia entrare direttamente da incrocia. È la stessa cosa. Quindi anche qui troverete le percentuali di incrocio viceversa, cioè dall'immobile verso le richieste dei vostri clienti. Quindi anche in questo caso molto più intuitivo, molto più performante. A questo punto vedete che avete il nuovo selettore qualità dell'incrocio. Fammi vedere soltanto le richieste che incrociano al 100%. Quindi sono 141 richieste compatibili sul quale io posso immediatamente fare delle attività, magari chiamo direttamente il cliente, oppure chiudo, decido di inviare la mail. Vedete che è un po' cambiata la scheda dell'immobile, molte funzioni ve le abbiamo ridotte e vi abbiamo le abbiamo ridotte anche a icona, ridotte nel senso in termini di dimensioni. Quindi entro nel megafono del marketing, invio l'immobile via email. E qui ritroviamo la stessa selezione, quindi la stessa selezione dell'incrocio. Decido magari appunto di inviare a tutti oppure solo a quelli che incrociano al 100%. Ricordatevi che qui avete sempre l'occhietto e potete personalizzare sempre il risultato di ricerca con i vostri filtri, che abbiamo visto anche prima. Quindi li seleziono tutti in un colpo solo, vado avanti e vado a spedire la mail direttamente a tutti i richiedenti con l'incrocio prescelto. Quindi andrò sempre più preciso nel poter proporre un immobile sulla base delle esigenze del mio cliente. Scusate, sposto un attimo. Ok. Andiamo a vedere in che cosa è cambiata la scheda dell'immobile. Quindi vedete che è un po' più compatta, i soliti salta ovviamente vi consentono con molta velocità di poter andare sulle descrizioni, sulle informazioni generali dell'immobile, le caratteristiche di zona. Qui invece troviamo tutte le icone appunto delle varie funzioni, quindi modifica un immobile, elimina oppure i dati riservati, le foto. I video sulle foto ovviamente qua andiamo su quello che c'era già sostanzialmente, quindi foto riservate, foto pubbliche e quindi vado a comporre direttamente un posizionamento, un ordinamento delle mie immagini e poi chi ha le versioni superiori ovviamente oltre a inserire un titolo alla descrizione può anche utilizzare questo piccolo editor integrato di fotoritocco sulle immagini, quindi io posso ruotarlo, ridimensionarlo, ci posso scrivere, posso disegnarci, applicare dei filtri di luminosità e inserire le classiche forme. Magari ho bisogno di, diciamo così, non so, c'è la foto dei bambini in sala, qua non c'è neanche una foto, facciamo finta che sia questa. E quindi nella cornice voglio andare a scontornare la foto per una questione di privacy. Qui c'è un editor che posso utilizzare un piccolo Photoshop. Salvo, mi tiene l'originale e ho la foto ovviamente modificata. Nella scheda andiamo a aprirla direttamente in modifica. Abbiamo fatto delle. È molto più corta, quindi questa parte non è stata toccata, quindi data di acquisizione, l'agente, lo stato, l'incarico, il riferimento, il contratto, la tipologia. E qui è rimasto sostanzialmente tutto uguale, ma non mi ricordo se questo lo avevate già. Abbiate pazienza, ma uso l'8.5 da molto tempo. Credo che questo sia un aggiornamento appunto sull'8.5. Avete due note in evidenza. La prima è una nota che comparirà, quindi classico post-it, a
a tutti gli utilizzatori dell'agenzia. La seconda invece sono delle note virtuali che sono a disposizione per tutto il network. Quindi io voglio inserire delle note che in modo tale che tutti sappiano che questo immobile, ad esempio, manca di certificazione. Io semplicemente riporto il mio testo qui in modo tale che, scusate, in modo tale che posso far vedere la stessa nota anche a tutti i componenti del gruppo dell'immobiliare.com. Qui abbiamo inserito il box incluso nel prezzo, qui è rimasto tutto identico, mentre qui vi abbiamo messo i copia dati reali. Qui siamo nella sezione dell'ubicazione, quindi queste sono le coordinate da generare, ma che sono ad uso interno, quindi sono riservate all'agenzia, non usciranno mai nel web, mentre qui posso avere comodamente il copia dei dati reali in modo tale al limite di sfalsare lo spillino laddove io non volessi far vedere l'indirizzo esatto. Qui è rimasto tutto identico, mentre qui ci fermiamo. Qui prima la pagina era molto più lunga. Adesso, se volete inserire dei testi aggiuntivi, dovete cliccare su questa call to action. Quindi voglio riportarmi il testo per il cartello vetrina e modificarmelo. A questo punto lo riporto e magari lo accorcio perché il cartello magari ovviamente ha bisogno di un testo più corto. La stessa cosa vale se io volessi fare invece un testo diverso dal testo principale che poi verrà pubblicato sui siti portali oppure sul mailing, email marketing, ovviamente anche SMS marketing. Quindi se volete diversificare i testi dovete aprire mostra testi aggiuntivi, se no Justin vi prende il testo principale. La stessa cosa vale per le traduzioni. Quindi prima le trovavate tutte per elencate, adesso se volete la traduzione ci dovete cliccare e eseguire direttamente la traduzione nella lingua che vi interessa. Qui abbiamo nell'aggiornamento, vedete che è un po' diverso, quindi ovviamente i campi sono sempre gli stessi, quindi una cucina a vista, abitabile, angolo, cultura, cucinotto. Qui trovate le dimensioni, quindi metri lineari, e qui metri quadrati. Anche qui c'è questo campo in più che potete utilizzare, mentre qui troviamo ulteriori locali e stanze. Che cosa vuol dire? Adesso io li elimino. Aggiungi una stanza, cioè una stanza che non è contemplata dalle stanze, diciamo così, le classiche camere. Quindi magari io questo immobile ha una stanza asciugatoio, un guardaroba, un balcone, scusate, sì, il balcone, un corridoio, magari ha una games room, un giardino d'inverno, una legnaia, una biblioteca, un locale attrezzi, ripostiglio, una sauna, oppure una stanza L e una stanza U. Qualsiasi stanza, io semplicemente magari vado a identificare che l'immobile, uno dei locali è uno studio e quindi vado anche a identificare quanti metri è questo studio. Se cliccate su aggiungi stanze, vi comparirà la possibilità di aggiungere più stanze. Questa invece è una specifica del riscaldamento. Questa specifica è uno dell'aggiornamento anche perché l'hanno voluto i portali immobiliari. Quindi qua è rimasto identico, autonomo, centralizzato. Qua potete invece specificarne il combustibile, metano, gasolio, fotovoltaico, ad aria, legna, cippato e il tipo di impianto, radiatori, pannelli radianti, pavimento, battiscopa, ad aria oppure a stufa. Con la possibilità di inserire le spese di riscaldamento medie mensili. Qui è rimasto tutto identico. Le certificazioni, se ve lo ricordate, erano estese sempre scrollando sulla pagina, invece adesso ve le abbiamo messe sviluppate in orizzontale, quindi la certificazione energetica, quella pre-ottobre del 2015, la certificazione acustica. La stessa cosa vale per posizione catastale,
Quindi cliccate sulla regolarità urbanistica e eventuali posizioni ipotecarie. Gli altri dati che compongono la scheda dell'immobile è rimasto identico, caratteristiche di zona è rimasto identico. Quindi in realtà abbiamo molto accorpato la lunghezza della scheda dell'immobile. Io salvo i dati. A questo punto andiamo a vedere un'altra novità dell'8.5. Vabbè, a parte che, scusatemi, vedete che la scheda anche nel riepilogo vi abbiamo messo degli aggiungi in più. Qui invece sulla sinistra troviamo due nuove sezioni, la sezione delle proposte e la sezione delle operazioni. Quindi voi da oggi potete inserire le proposte che ritirate da parte dei vostri clienti. Questa è una mia demo, quindi ci ho giocato un pochino, ma anche per farvi vedere che ovviamente man mano che inserite questo tipo di dato, ovviamente vi compare poi un elenco che potete tenere controllato sia sulla scheda dell'immobile, sia sulla scheda ovviamente del cliente che ha fatto la proposta su questo immobile. Quindi vado sull'aggiungi e andiamo a comporre la proposta. Quindi l'agente che ha ritirato la proposta, la data della proposta, il tipo di proposta, quindi se di acquisto o di locazione, se fosse vincolata al mutuo sì oppure no, lo stato della proposta. Se la proposta è in corso, accettata dalla proprietà, rifiutata dalla proprietà, ritirata dal proponente, ritirata per rifiuto mutuo. Perché ovviamente tutto questo processo aiuterà a voi a non avere sotto controllo tutta la storicità, non solo degli immobili, ma anche dei vostri clienti. Quindi se è stata ritirata per rifiuto mutuo e fra qualche tempo ritornerà questo cliente, magari non lo riconoscete per altri motivi, oppure un collega che non lo conosce, voi potete avere tutta la storicità, compreso lo stato della proposta, e quindi andare a identificare anche che il mutuo è stato rifiutato e inserire ovviamente la motivazione. Questo è un dato che è utile per voi. Il cliente che ha formalizzato la proposta, come sempre, li andiamo a pescare per nome, cognome, cognome, nome, numero di telefono, di rete fissa, cellulare, indirizzo email. Non avessi, immagino quasi impossibile, ma l'anagrafica potrei aggiungerla già da qui. E quindi vado a inserire chi sta facendo la proposta. E anche ovviamente più soggetti coinvolti, perché magari la proposta la sta mettendo giù Michela insieme al suo compagno, andiamo a prendere un maschietto, Aira di Marco. Posso inserire delle note libere sulla proposta. Lui ovviamente mi presenta aggiungi un immobile. Io in questo momento sono partita con l'inserimento della proposta dall'immobile, quindi chiaramente Gesting già mi fa vedere l'immobile numero 6, perché sono partita direttamente dalla scheda dell'immobile. Si potrebbero anche inserire, magari io ho fatto per assurdo una proposta su un immobile e voglio questo cliente, questi due clienti vogliono fare una proposta anche su questo, quindi semplicemente con un aggiungi. Questa è una mia demo, quindi la proposta accettata la vedete, perché ho già censito l'inserimento di una proposta accettata. Fate finta di non vederla, ma in realtà ve la faccio vedere perché questo ovviamente sarà visibile a tutti, che questo immobile ha o una proposta in corso o una proposta accettata. Quindi l'immobile, andiamo a chiudere il numero 1, che a me in questo momento non interessa. L'immobile era pubblicizzato a 730, la proposta è stata ritirata a 700. Salvo. E a questo punto Gestim mi chiede, la proposta mi dice, è stata correttamente salvata come proposta in corso. Vuoi modificare adesso lo stato degli stati del cliente e delle richieste? Sì, grazie, no, lo farò più tardi. In questa fase io consiglio il no, lo farò più tardi, perché io semplicemente ho inserito una proposta che è in corso, io non so ancora
come finirà, se verrà accettata, se il mutuo verrà erogato. Quindi in questa fase io dico di no. Quindi io ho salvato la mia proposta in corso. Vedete che mi ha generato direttamente la scheda della proposta. Ovviamente le proposte sono numerate, vedete, questa è la proposta numero 28. Posso ulteriormente modificarla o addirittura eliminarla. Nel momento in cui la proposta verrà accettata, in Gestim c'è la possibilità di convertirla in operazione di vendita e di locazione. Contate che chi avesse la versione Platinum, che è il nostro top di gamma, quindi con integrata la contabilità, potrebbe addirittura emettere direttamente da quale fatture. Vedete che io nelle icone ho anche l'icona dell'euro, quindi vabbè, io ho il Platinum perché ovviamente sono privilegiata e quindi posso direttamente mettere la fattura. Quindi vado a inserire l'operazione sull'immobile numero 6, prezzo pubblicizzato, il prezzo di vendita, la data di stipula e la data del rogito, se magari ovviamente ho già contattato il notaio per avere l'appuntamento del rogito. Vado avanti e qui mi va, posso specificare nell'operazione le commissioni e soggetti coinvolti. Quindi io posso anche determinare che ho pattuito con il cliente una provvigione forfettaria di 18.000 euro, vedete che mi aggiorna la percentuale, oppure ho pattuito il 3%, il 2% e a questo punto lui mi va a calcolare la commissione. Quindi i soggetti coinvolti, in questo caso ovviamente è il cliente proprietario, della parte acquirente posso tranquillamente aggiungere le commissioni della parte acquirente dei due clienti che hanno fatto poi la proposta. Questo è l'agente. Cioè, scusate, qua sono gli agenti e le commissioni che posso magari coinvolgere anche più agenti, perché magari questa vendita è stata fatta in collaborazione con un collega. Quindi io vado, non la inserirò definitivamente, però nel momento in cui io salvo l'operazione, in realtà a questo punto diventa irreversibile. Cioè io questo immobile l'ho venduto, automaticamente Gestim mi andrà a cambiare lo stato della richiesta in conclusa. E l'immobile verrà classificato come venduto e vi toglierà anche il flag dell'invio della pubblicità. Quindi vi toglierà anche, diciamo così, la famosa spunta per l'invio della pubblicità, che ovviamente poi inviando entro le 7 di sera comunque il flusso viene aggiornato e automaticamente questo immobile non andrà più. Quindi ho tutto l'elenco delle operazioni sull'immobile, otterrò tutto l'elenco delle proposte ritirate in corso piuttosto che accettate direttamente poi nelle sezioni principali che troviamo nel menu di sommario. Quindi se io clicco sulla sezione delle proposte, troverò l'elenco di tutte le proposte con lo stato, ovviamente, della proposta. Posso anche filtrare, voglio vedere quelli di tutta l'agenzia sull'email, li posso filtrare ovviamente per data, voglio vedere tutte le proposte accettate riepilogandole appunto se accettate oppure in corso oppure rifiutate. Quindi questo aggiornamento vi consente di poter avere il monitoraggio esatto di questo tipo di attività, quindi proposte e vendite e locazioni. Andiamo un attimo sulle locazioni, perché nel momento in cui io adesso sono partita dal menu principale, prima vi ho fatto vedere l'operazione dalla scheda cliente, ovviamente o è una vendita o è una locazione, io qui posso avere l'elenco degli immobili che ho locato
l'adeguamento del canone con la percentuale, ovviamente, che posso inserire di adeguamento Istat, lo scadenziario e la registrazione dei contratti, scadenziario dell'imposta di registro e invece della, scusate, della scadenziario, sbiascico, abbiate pazienza, scadenziario della locazione e invece la registrazione dei contratti. Quindi io qua posso tenerli monitorati, c'era già, ma adesso è fatta in questo modo la struttura. Torniamo nel nostro menu di sommario. E andiamo a vedere come si configura, come si configurano le notifiche sulla scadenza della richiesta, quella che abbiamo visto prima. Quindi entriamo nella rotella degli ingranaggi e qui troviamo sono sempre suddivisi in ambiti, quindi anagrafiche, richieste. In più troveremo richieste scadute e in scadenza, in modo tale che mi posso configurare una notifica in forma semplice, che è proprio la classica notifica tipo Facebook, quindi un bel pallino rosso con il numero della notifica, oppure in pop, oppure e anche via mail. Quindi, come sempre, siete voi che potete personalizzarvi questo tipo di alert, quindi la notifica in questo caso delle richieste scadute e in scadenza. Sugli immobili è rimasto quasi tutto identico, sulle attività anche. Qui troviamo appunto le notifiche, la configurazione delle notifiche delle locazioni e qui delle operazioni, perché ovviamente io sono il titolare di agenzia, voglio essere avvertito. Qui ovviamente c'è sempre un discorso di permessi che si possono assegnare o meno sull'inserimento delle operazioni. E quindi voglio essere avvertito su un'operazione che riguarda me oppure che riguarda un utente della mia agenzia. Qui sotto penso che i compleanni li avevate già, non mi ricordo, c'è la possibilità di ricevere via email i compleanni di oggi. Quindi man mano che io ormai ho una banca dati abbastanza corposa, ho inserito le date di nascita, questo mi consente di poter poi fare gli auguri di compleanno ai miei clienti. Io mi fermo un secondo, aprite pure il microfono, per farmi magari qualche domanda. Quindi vi ho fatto vedere l'incrocio, proposte e operazioni di vendita e di locazione. Qualche domanda? Aprite i microfoni. Aprite i microfoni, chi vuole farmi qualche domanda? Nessuna domanda? Vado avanti. Niente, nessuna domanda. Angela, Angela, sono Debora. Angela, scusa, volevo chiederti, poi vediamo anche qualcosa inerente al marketing, cioè alle novità magari che sono state introdotte in quella sezione. Assolutamente volentieri. Beh, la prima grande novità che poi nelle prime azioni di marketing, appunto, è il fatto che avendo le percentuali di incrocio posso già, sia dal cliente, quindi con una mail one-to-one, quindi dalla scheda del mio cliente nella sezione di incrocio, Certo. inviare gli immobili più pertinenti alla richiesta e viceversa dall'immobile verso i richiedenti. Quindi sicuramente queste sono le prime due azioni di marketing, diciamo così, che si possono già ottimizzare attraverso l'aggiornamento dell'incrocio. Poi andiamo Bene, dai, magari se ci fai poi una breve carrellata anche di questa a sezione che è molto interessante. vedere. Grazie. Allora rispegniamo i microfoni, ok? Ok. Siamo i microfoni. Ok.
Allora, per quanto riguarda l'altra novità è nella sezione del censimento. Quindi gli abbiamo dato una veste grafica migliore, è un po' più intuitiva e su quale potete anche avere molti più campi di inserimento per quanto riguarda appunto il censimento. Ovviamente qui potete riepilogare come sempre sul metodo, quindi se magari devo vedere tutte le telefonate di censimento che ho inserito, di censimento che devo fare, potete riepilogarle per comune, per zona, per indirizzo, per civico, per unità immobiliare, scusate, e per civico. Qui troviamo ovviamente un'ulteriore ricerca oppure l'aggiungi, perché io voglio inserire una nuova riga di censimento, quindi voglio censire un immobile nel comune di Milano, nella zona magari Arena, in Viale Certosa, adesso me ne invento uno qualsiasi, al civico numero 11, al piano numero 2. E posso tranquillamente aggiungerlo. Quindi questa è la scheda del censimento. Ovviamente mi parte con la data del censimento, l'ora, chi ha censito questo immobile. Posso inserire, vedete che non sono ovviamente come sempre campi obbligatori, il nome del proprietario recapito, perché io sto facendo attività di censimento. Che tipo di contratto è? Secondo me questo immobile quindi è in vendita e affitto oppure assolutamente non lo so. Posso scegliere una tipologia di immobile, posso indicarne un prezzo se ovviamente so che prezzo più o meno sarà applicato appunto alla vendita di questo immobile, lo stato dell'immobile se è uno libero occupato oppure non lo so. Eventuali informazioni sull'immobile, annotazioni sull'inquilino, recapiti sull'inquilino. Qui abbiamo ovviamente i campi obbligatori e già, mi ha già riportato quelli che io ho appena inserito nella riga di censimento. Ovviamente posso andare a rifinire, non so, magari indicare la scala, ottenere direttamente le coordinate, visto che comunque il civico ce l'ho, in modo tale che mi può aiutare a cercare questo immobile, il piano dell'immobile, se lo conosco, non sono campi obbligatori, eh? Il nome dell'inquilino, del condominio, l'amministratore, metri quadri, locali, camere. Qua siamo sui campi base, ma come ben vedete non ci sono campi obbligatori, mentre qui sulla destra troviamo prossima attività, quindi vado a pianificarmi un'attività magari o di passaggio o di telefonata. Posso aprire una selezione di pianificazione libera e andare a indicare che questa attività la devo svolgere 20, venerdì 1 maggio a che ora. Qui ho la prima attività sul quale io posso anche inserire che attraverso questi flag che non l'ho trovato in casa, se ho lasciato magari un avviso nella cassetta della posta. Aggiungere un'eventuale fonte di acquisizione di questo immobile censito, cioè se io sono venuto a conoscenza di questo immobile tramite il proprietario direttamente, oppure la concorrenza, il portiere, l'inquilino, il vicino, oppure altro. Quindi vado a salvare il mio nuovo immobile censito. Sul quale ovviamente poi a calendario mi andranno le attività di censimento, quindi posso andare a vedere tutte le telefonate o passaggi direttamente sia nell'agenda di gesting che nel calendar, mentre qui troviamo l'esportazione delle righe di censimento. Questo non ce l'avevate, quindi posso estrarre un tabulato in Excel oppure un PDF. Nella rotella degli ingranaggi ho molti più filtri da poter sfruttare, quindi voglio vedere tutte le righe di censimento ordinate per agente, per indirizzo, vedete, per piano, censiti, quindi i campi temporali, voglio vedere tutte le righe di censimento inserite dal 1° di febbraio al 28,
tutte quelle che ho fatto di passaggio oppure come telefonata, le ultime attività, posso riepilogare per proprietario, inquilino, lo stato attuale, voglio vedere invece tutti quegli immobili censiti, però liberi. Voglio vedere tutti quelli che mi sono stati segnalati dal portinaio, dal portiere. Quindi vedete che è molto più completa la sezione del censimento, avete molti più campi con la possibilità anche di esportare direttamente il censimento. Ok. Eccomi qua. Allora, andiamo nel marketing, perché uno degli aggiornamenti nel marketing sono le configurazioni della privacy. Vedete che ne avete questa nuova icona, gestione privacy, cioè qui potete configurarvi la privacy che sono obbligatorie per legge nell'ambito web e nell'ambito stampe. Che cosa vuol dire? Nell'ambito web non è rivolto al sito, ma è rivolto ovviamente quando io faccio delle azioni di marketing, quindi email marketing, SMS marketing, landing page. Quindi io qui andrò direttamente a andare a configurarmi la privacy si possono, comunque potete anche avvalervi della generazione di una cookie policy su Yubenda nel caso in cui voi non ne siate provvisti, mentre questa è la configurazione della dicitura dell'informativa privacy per il foglio di presa visione. Quindi siete voi adesso che dovete inserire il vostro testo. Il testo privacy per il foglio di presa visione, che ovviamente potete stampare in gestim sia dall'appuntamento che anche dalla scheda del vostro cliente, quindi potete anche copiarvi il vostro testo, e sia l'informativa proprio privacy. Quindi dovete configurarvi il foglio di presa visione e la privacy per il cliente da far sottoscrivere. Questo è un aggiornamento importante perché ovviamente ognuno di voi si è organizzato con i propri consulenti per quanto riguarda la gestione del GDPR. Sempre nella sezione del marketing, dunque, abbiamo delle novità, non tantissime, nel senso, io spero che molti di voi utilizzino molte di queste funzioni. Comunque faccio una breve rispolverata delle funzioni di marketing in Jestim, poi al limite se ci fossero domande tranquillamente poi mi fermerò, dove ho l'home page dell'email marketing, dove posso fare delle azioni, quindi un mailing generico ai clienti, perché ad esempio in questo periodo, che purtroppo siamo tutti bloccati in casa per il coronavirus, posso comunque sfruttare l'email marketing di Jestim per poter fare delle comunicazioni, comunicazioni anche semplicemente dicendo al cliente, magari quello che fanno in molti anche sui social, gli uffici sono chiusi in ottemperanza del decreto, ma rimaniamo attivi a questi recapiti. Oppure magari ci sono clienti invece che si stanno muovendo per fare delle azioni vere e proprie con i clienti, magari invitandoli diciamo così, a valutare che c'è la possibilità di fare delle visite virtuali, perché mettete a disposizione magari questo tipo di tecnologia. Quindi con estrema semplicità io vado a determinarne, diciamo così, a scegliere i miei destinatari, mi raccomando, non spammate. Adesso ci arrivo, come potete, diciamo così, risolvere questo problema. Cioè, non mandate a tutta la banca dati, cerchiamo di iniziare a profilare un po' il nostro pubblico. Questa ve la faccio vedere proprio semplice per chi magari non l'avesse ancora usato, la sezione del marketing. Quindi io vado a selezionare. Magari tutti i clienti attivi, voglio fare un'attività sui miei proprietari, perché magari ad esempio
voglio comunicare a tutti i miei proprietari che c'è la possibilità di avere un mini sito dedicato al suo immobile, dove comunque può tenere monitorate tutte le attività di promozione e le statistiche delle attività appunto sul suo immobile. Quindi seleziono un pubblico, uno o più destinatari, e qui vado a comporre la mia email, il mio testo. Io consiglio sempre di fare dei testi personalizzati che potete gestirvi direttamente in questi due selettori, quindi posso generare prima delle categorie dei testi a seconda di quello che voglio comunicare, in modo tale da non mandare sempre lo stesso testo. E faccio una comunicazione appunto ai miei clienti su un'iniziativa, sul ribadire che siamo aperti e a loro completa disposizione. Mentre questo è il classico mailing di immobili. E cosa succede? Quando io inizio a fare seriamente marketing, una delle funzioni che ha Gestim, non è nella versione professional, ma è nella versione superiore, quindi Gold e Platinum, è quello di poter impostare una differita, sia per quanto riguarda l'email marketing, sia per quanto riguarda l'SMS marketing. Perché? Perché questo va a aumentare il mio tasso di apertura. Scusate, non ho messo l'oggetto. Quindi, quando io ho finito di comporre la mia mail, mi trovo questi due pulsanti, invia adesso oppure invia, vado a impostarmi la differita. La differita, quando si iniziano a fare delle azioni di marketing, è fondamentale perché spesso il vostro cliente è un cliente privato. E quindi il privato, quando apre le mail, le apre in pausa pranzo, le apre dopo cena davanti al divano. Quindi io posso, appunto, nelle versioni superiori canalizzare e impostare data e ora, quindi fammela partire, ad esempio, alle 19:30, alle 20. In modo tale che Gestim prenderà questa campagna di email marketing e la spedirà direttamente alle 20:30. La stessa cosa vale per gli SMS. Questo vi aiuta tantissimo a aumentare il tasso di apertura della mail, perché la prima mail che noi andiamo ad aprire è l'ultima che mi è arrivata. Questo tipo di pianificazione, appunto, è possibile ottenerla anche quando vado a spedire una mail sempre attraverso l'email marketing di Gestim al cliente singolo, quindi la classica email one to one, quindi io sono nella sezione dell'incrocio, mannaggia, ho beccato uno che non ha richieste, torniamo dalla nostra Nicoletta. Cigarini. Quindi io sono nella sezione dell'incrocio del mio cliente, ho tre immobili, come abbiamo visto prima, posso ovviamente filtrare per percentuale di incrocio, seleziono tutti e tre gli immobili, entro nelle azioni. Nelle azioni io trovo anche l'invio della mail, quindi qua stiamo appunto mandando una mail soltanto a Nicoletta. Vado a determinare un oggetto, io faccio finta ovviamente. Qui posso ovviamente scrivere una mail che mando solo a lei, quindi posso anche modificare, gentile Nicoletta. Posso colorare il modello di rosso, di azzurro, vedete? Posso riordinare gli immobili, ad esempio. Io ho selezionato i tre immobili che incrociano, ma per primo voglio fargli vedere questo. Quindi il drag and drop lo troviamo anche qui, salvo. E la differita ovviamente la troviamo anche sulla singola email, perché Nicoletta mi ha detto che finisce di lavorare alle 19. Io me lo sono segnato nelle note sul recapito telefonico. E quindi a questo punto, per essere più incisivo, vado a impostare la mia differita, quindi le
spedirò questa mail alle 19 e magari è un minuto. Questo mi aiuta ad essere molto molto incisivi anche a livello di comunicazione. Ovviamente lo abbiamo dall'immobile verso tutti i richiedenti oppure classicamente nella sezione del marketing che stiamo vedendo adesso. Come sempre, io ho tutte le statistiche dell'invio delle mail marketing. Qui troviamo la panoramica degli ultimi 30 giorni con le percentuali di apertura, quindi tra la differenza in questo caso tra vista e letta non ho fatto errori. Qua troviamo gli stati di recapito, che cosa corrispondono in attesa, appunto pianificato, in ritardo, inviata, consegnata, letta, vista, errore e rifiutata, perché ovviamente per legge il cliente si può disiscrivere dalla vostra mailing lista. Quindi quando viene rifiutata, voi ricevete sia la notifica se configurata qui nella sezione della configurazione delle notifiche, esattamente qua, disiscrizione da parte di un mio cliente dalla possibilità di ricevere una mail, quindi andiamo comunque ad evadere il GDPR. Quando si disiscrivono, loro vi devono indicare la motivazione. Nelle rimozioni troverete l'elenco e quindi loro devono scegliere tra queste risposte. Non sono più alla ricerca di un immobile da acquistare o affittare, non sono più intenzionato a vendere, affittare un immobile. Quindi selezionano una di queste risposte. A voi compare l'alert e nelle rimozioni troverete l'elenco. Ad esempio, la mia cliente casa in città Federica, si è rimossa dalla mia mailing list con questa motivazione. Se io entro nella scheda di Federica, la bustina della verde, quindi che mi va a indicare la possibilità di inviargli la mail, vedete che automaticamente diventa rossa, quindi non corriamo alcun pericolo. Ritorniamo nel marketing. Ovviamente, se iniziamo a fare marketing, visti questo periodo insomma, che siamo tutti costretti a stare in casa e magari andiamo a sfruttare un po' più la tecnologia di Justin, le altre funzioni che vi invito a valutare molto seriamente sono la generazione delle liste di invio. La generazione delle liste di invio vi consente di profilare attraverso i vostri dati delle liste dedicate a. Vedete che io ho inserito richieste loft, mansarde, immobili notizia, richiedenti del 2006, capannoni. Come si fa? Io vado a generare una nuova lista di invio. Questo serve per evitare le spam, ma soprattutto per essere molto incisivi nella mia comunicazione. Ad esempio, io voglio fare una campagna marketing su tutti i proprietari di casa che hanno transitato nella mia agenzia 3 anni fa. Quindi magari mettiamo proprietari, non so, me lo invento, 2016. Ok? E Justin vi chiede: bene, abbiamo nominato questa lista. Da dove prendiamo il dato? Dalla lista dei clienti? In questo caso assolutamente sì. Ovviamente io posso anche estrarre le richieste dagli esiti e feedback, quindi io ho svolto un'attività su un immobile, su un cliente, vado a visitare un appuntamento, una telefonata, posso anche estrarli, telefonate, appuntamenti, email, fogli di visita. In questo caso voglio fare un'attività di marketing dedicata a quei proprietari che sono intransitati che hanno compravenduto con me, piuttosto che mi hanno dato l'incarico, ma non è andato a buon fine. E vedete che siete sempre voi a decidere che cosa estrarre. Ad esempio, invece, in questo momento voglio estrarre tutti quei proprietari di casa con il quale sono andato a conclusione, quindi una trattativa conclusa di tipo proprietario, e qui potete anche filtrare tutti i campi, compresi ovviamente acquisiti da A, quindi qua trovate anche i compleanni. E quindi vado a generare, adesso tolgo un po' di campi perché i miei sono pochi, seleziono questi soggetti, vado avanti.
e salvo la mia lista di invio. A che cosa serve? Serve a segmentare l'informazione, cioè io ho una banca dati che è il mio vero patrimonio. Più uso Jesting, più inserisco bene le anagrafiche, nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e mail, inserisco bene le richieste, inserisco bene gli immobili, inserisco gli appuntamenti, li vado ad esitare. Tutto questo io lo posso sfruttare per fare delle azioni. Dove le troviamo queste liste di invio? Beh, innanzitutto ovviamente possiamo estrarre queste liste, ma ovviamente potete modificare, controllare l'elenco degli iscritti. Già nella voglio fare un'attività di marketing, bene, voglio mandare una comunicazione a tutti questi clienti proprietari che hanno compravenduto con me nel 2016 e voglio ribadire i servizi della mia agenzia immobiliare. Oppure, quindi entro qui. Oppure voglio fare un mailing di immobili, magari sono proprietari che hanno comprato o venduto un immobile in quel periodo di 3 locali o 2 locali, voglio vedere se convertono. Quindi magari mando una nuova acquisizione di un bel 3 locali nuovo, di una villa, di una mansarda molto ampia, perché voi non potete sapere nella vita dei vostri clienti che cosa è successo. Magari è la classica coppia che gli è nato nel frattempo un bambino, oppure gli sta nascendo il secondo o il terzo figlio, quindi hanno bisogno di valutare un immobile più grande e quindi vado a fare delle azioni di marketing. Magari in questo caso posso entrare direttamente, devo entrare direttamente da qui e qui vado a scegliermi la lista di invio, vedete, proprietari del 2016 che ho appena generato. Quindi vado avanti e vado a comporre la mia campagna. Quindi io magari in questo momento voglio promuovere le ville perché sono proprietari che magari appunto possono avere l'esigenza di cercare di trovare un immobile più grande. Vado a comporre la mia email e se sono stato bravo, e qui vi provoco, a inserire bene le anagrafiche, quello che dicevamo prima, nome, cognome, numero di telefono, indirizzo email in numero italiano corretto, cioè prima lettera maiuscola, tutto il resto in minuscolo, e nell'oggetto e nel testo io potrei permettermi di fare questo. E io attraverso le parentesi, scusate, attraverso le quadre, se voi cliccate su personalizza il testo, Justin ve lo indica. Personalizza il testo e l'oggetto della mail. Puoi personalizzare il testo della mail specificando nel testo le variabili cognome e nome. Justin sostituirà le stringhe. Facciamo finta che nella mia lista di invio ci fossero 100, 200, 300 destinatari diversi. Io apro la quadra, cognome, chiudo la quadra, spazio. Chi ha aperto il microfono? Angela, sono io. Do fastidio? No, 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 Sono tranquilla. Debora, scusa. No, no, niente. Quindi se No, no, io... niente. Avevo aperto il microfono perché così magari poi in chiusura facevamo un saluto. Dimmi tu, ancora Sì, qualche sì, sì, sì. minuto per finire No, ma guarda, questo io volevo far passaggio. Ok, vedere allora lo questo spengo. nell'invitarvi, visto che abbiamo questo momento di blocco, a sfruttare la tecnologia di Justin per fare bene del marketing mirato. Quindi... Certo. Marketing mirato di comunicazione, liste di invio, magari rivedere un po' la banca dati. Perché vi faccio vedere queste variabili cognome e nome? Perché è bellissimo poter inviare con questo sistema di marketing tracciante che c'è in Justin una mail personalizzata. Anche questo fa aumentare il tasso di apertura. Se io vedo già nella mail, nell'oggetto che è intestata a me, è più facile che io la apra. Quindi il senso è un po' questo, approfittiamone per fare
fare un po' le pulizie di primavera nel caso servisse, facciamo delle azioni di marketing mirate e potete gestirle attraverso le liste di invio e potete anche personalizzare l'oggetto della mail o il corpo della mail. Quindi io vado a inserire cognome e nome direttamente anche nel testo, in modo tale da poter comunicare ai miei clienti: ci sono, guarda che mi sto prendendo cura di te ancora, guarda che queste sono le mie ultime acquisizioni, e poi entrare nel dettaglio e andare invece a vedere realmente chi ha aperto poi la mail e chi ha espresso un reale interesse. Questo immagino lo utilizzate già per poter controllare esattamente che cosa è successo alla mail, appunto, se vista, letta, se andate in errore. L'altra cosa che vi volevo invitare a fare, andrò un po' veloce così poi cedo un secondo, 5, 2 minuti la parola ad Agnese. La stessa cosa vale per gli SMS. Questo non so se l'avete usato nella versione professional, ce ne sono qua 5 a consumo, nelle versioni superiori sono illimitate. Appunto, chi ha le versioni superiori potrebbe sfruttare questo strumento anche per eventualmente ribadire questo servizio per il proprietario, che vi consente di generare un mini sito dove voi sempre comandate, quindi voi siete voi che andate a configurare un testo di benvenuto, le attività che volete far vedere al vostro proprietario. Quindi email, telefonate, appuntamenti, in modo tale che il vostro proprietario po possa tenere monitorate tutte le attività in real time. Notate che molti clienti questo tipo di servizio l'hanno messo anche al posto di un cartello vetrina, ad esempio, rivolgetevi alla nostra agenzia per vendere il vostro immobile, sappiate che vi offriremo gratuitamente questo servizio. Dove il vostro proprietario può andare a vedere le attività svolte, questo si aggiorna in real time e quindi molto bello, molto performante, voi vedete anche se vi accede. Io in questo momento andrei invece sul marketing sostanziale. Ah sì, scusate, nel menu principale vi abbiamo estratto le richieste. Prima le richieste le trovavate nella sezione dei clienti, invece adesso le trovate comodamente nel menu di sommario. Quindi io voglio filtrare le richieste, voglio vedere tutte le richieste di residenziali, commerciali, per data, per inserimento, per tipologia, fascia di prezzo, quindi ve le abbiamo estratte qui. Deborah, se sei d'accordo, io proprio pochi minuti vi presento Agnese, Nicoletta ovviamente ve l'ho presentata, lei è il nord-est e io il Certo. nord-ovest, perché per Bene. invitarvi a fare una riflessione sul sito di agenzia. E quindi cederei la parola ad Agnese, che è la nostra project manager per il gruppo Lemobiliare.com, che seguirà tutti voi per ulteriori informazioni sulla realizzazione di un eventuale sito e quotazioni. Vai, Agnese. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Agnese Pignotti. Tanti di voi, alcuni, non tantissimi, già mi conoscono, comunque mi hanno sentito come voce telefonicamente. Parlo soprattutto magari delle agenzie che non sono propriamente del Nord Italia, ma quelle del centro-sud più che altro, perché poi abbiamo appunto Nicoletta piuttosto che Angela, che magari conoscete anche di persona. Il mio intento è quello anche di poter ampliare la scelta o quello che il programma vi dà la possibilità, oltre che come gestionale, magari anche come una vetrina aperta agli altri, un biglietto da visita virtuale, come potrebbe essere il sito internet. Già comunque usufruite della piattaforma dell'immobiliare.com per poter inviare i vostri annunci immobiliari su questa piattaforma. Ad integrare potete appunto, avete la possibilità di
di scegliere un sito internet che curiamo noi nella realizzazione, dove comunque si potrà scegliere tra magari di base delle grafiche differenti. Alcuni di voi difatti si sono già dotati di un sito internet con per esempio grafica standard, parlo per esempio, sicuramente ci sarà Immobiliare Team Arena che è qui presente, che ha un sito standard tipo 3, esatto, piuttosto che magari Diego Plutino dell'immobiliare.com di Reggio, di momentocasa.com. Anche lui ha scelto un sito che sia con grafica standard tipo 3. Difatti, Angela, se puoi mettere direttamente magari anche il link di immobiliarearenateam.com, piuttosto che magari momentocasa.com, vedrai che comunque sia, no, devi inserire immobiliarearenateam.com. Okay. Gli URL non me li ricordo. Tranquilla, te l'ho detto io, www.immobiliarearenateam.com. Tra l'altro abbiamo Max Arena qui in... Esatto, ciao Max. Ciao a tutti. Eccolo qui, questo è un sito realizzato appunto un po' di tempo fa e appunto Max Arena pubblicizza sul proprio dominio gli annunci immobiliari, sceglie chiaramente quelli che vuole inviare su questa piattaforma con tutte le caratteristiche, aprendo una scheda immobile qualsiasi, voi da Gestim potete gestire con dei filtri appositi ciò che nella scheda immobiliare deve essere presente, piuttosto che video tour, caratteristiche dell'immobile e quant'altro. Chiaramente abbiamo a disposizione varie grafiche e comunque varie tipologie. Nello specifico vi invito a contattarmi direttamente, magari ecco telefonicamente piuttosto che per email. Vi lascio a tutti il mio indirizzo email che è agnese@gestim.it, quindi segnatevelo nel caso potete tranquillamente in questo periodo dove magari telefonicamente okay, ci sono un po' di problematiche, potete tranquillamente scrivermi. In questa maniera vi proporrò tutte quelle che possono essere le soluzioni ottimali per avere un sito funzionale, performante, che sia comunque ben visibile ai vostri potenziali clienti, perché comunque il mondo è fuori, non l'abbiamo dentro casa. Okay. Domande? Non ci so, aprite magari i microfoni se ci sono, fossero domande da porre. Chiaramente alla realizzazione del sito ciascuna agenzia dovrà acquistare un dominio, quindi la nomenclatura del sito internet è questo, quindi l'hosting, che sarà comunque poi coadiuvato da delle caselle di posta volendo. Ok, a posto, se avete domande. Ecco Angela, se non ci sono domande, così magari concludavamo insomma con un paio di considerazioni. Quindi innanzitutto ringrazio anche Agnese che ci ha presentato questa eventuale soluzione di realizzare dei siti web, in particolare diciamo che riguarda i nostri punti partner, quindi le agenzie che come dire, mantengono la loro insegna, insomma il loro marchio, e quindi hanno di conseguenza anche generalmente un loro sito web. Le agenzie member e comunque anche le agenzie partner hanno comunque come dire, il sito nazionale dell'immobiliare.com e il loro sito locale, quello diciamo standard che viene rilasciato al momento della al momento in cui entrano insomma nel network. Poi ringrazio assolutamente Angela perché è stata molto chiara insomma
nell'illustrarci tutte queste interessanti e nuove funzionalità del gestionale, molto valida secondo me sempre la sezione del marketing, che anche io uso in modo particolare, che magari i colleghi delle agenzie, come dicevi tu, in questo momento un attimino di pausa forzata, insomma, possono come dire, entrare un po' nel merito anche di questa sezione, aggiornandosi un attimino quelle che sono le liste, come dicevi prima, i vari modelli, no? Perché poi questa sezione del marketing ci consente di creare dei modelli personalizzati anche molto carini in modo semplice. Quindi ti puoi creare dalla newsletter alla mail, un attimino, insomma, la lettera più semplice, insomma, da inviare ai clienti. Interrompo un secondo per dirti. Ci sono dei vostri colleghi agenti immobiliari che stanno testando in modo un po' più, diciamo così, mettendoci un po' più di impegno, le visite virtuali a 360. E quindi sì, certo. Voi potete tranquillamente inserirle nella scheda di gesti e inviare le schede degli immobili per fare le visite virtuali. Chiaro, poi, sì, anche questo è un argomento che adesso va, come dire, va per la maggiore, no? Esatto. Quindi entrare un po' nel merito anche di queste funzioni. Esatto, Gerardo Paterna in una live di settimana scorsa, questo cliente, che tra l'altro è un nostro cliente, ha generato questa visita virtuale nonostante il periodo difficilissimo, è riuscito ad affittare un immobile. Certo, sicuramente è una diciamo così, un esempio un po' una chicca, però insomma non è chicca, però cioè, la tecnologia adesso vi può veramente aiutare molto a essere presenti a fianco dei vostri clienti. L'importante è comunicarlo bene. Se hanno l'esigenza, certo, di fare una visita, perché comunque stanno cercando una casa in affitto, insomma, prima o poi la nostra prigione verrà aperta. Perché no? Mandate un mobile con via email, via SMS, ad esempio. Non è poco, cioè, cercate di sfruttarla questa tecnologia. Avete il vantaggio di averla. Sì, quindi si può fare tutta un'azione anche di setup in questi giorni, di modo da già poter cominciare ad inviare qualcosa e poi essere pronti, insomma, alla riapertura. Esatto. In conclusione, ecco, Angela, volevo dire, colleghi, quindi dimmi, Angela. Scusami, Deborah, non vi ho fatto, prima, per non complicare troppo, al limite ne riparliamo, non vi ho fatto vedere le landing page, ma perché non volevo essere troppo, dopo andiamo veramente un po' più... Magari, guarda, potrebbe essere l'occasione, se tu sei disponibile, magari un'altra volta, insomma, per poterci magari illustrare questo dettaglio, che magari è un pochino più, cioè fare proprio un focus su questo argomento della landing page, che è molto... In generale, ecco, che è molto interessante. Molto, però mi rendo assolutamente disponibile per voi a organizzare un corso. Ho già visto dei commenti di alcuni colleghi mentre tu appunto tenevi il corso, che questa parte del marketing l'hanno ritenuta molto interessante, e sicuramente se proponiamo un'altra oretta nei prossimi giorni, insomma, quando poi voi quando tu puoi, eccetera eccetera, poi ci mettiamo d'accordo, potrebbe essere un'idea, proprio un focus su tutta la sezione del marketing e queste landing page. Ok. Magari entrando anche un pochino più nella parte tecnica, che magari... Sì. Allora, intanto vedo che sto scorrendo un po' velocemente, buongiorno, che ci sono... Allora, microfoni nella chat, ha scritto Gianni Fozzato, che saluto. Come mai non si possono fare l'invio degli annunci a WhatsApp? Allora, in realtà WhatsApp Business non è ancora stato ufficialmente rilasciato in Europa, tranne è stato rilasciato negli Stati Uniti, l'ultimo aggiornamento è Stati Uniti, India e in qualche paese degli Stati Uniti, India e Inghilterra. Quindi non è uno strumento di marketing tracciato. Cioè, che cosa vuol dire? Io posso anche mandare l'immobile via WhatsApp da Gesti, ma questa attività non me la ritrovo censita sia sul cliente che sull'immobile. Voi sapete meglio di me che quando apro la scheda del cliente tutto quello che faccio si ripercuote a livello statistico, quindi mi ritrovo quante mail ho inviato, quanti SMS.
Ciò non toglie, sempre con discrezione io invito i clienti a usare WhatsApp. Io sono nella scheda del mio immobile e posso anche usare, vedete, invia con WhatsApp. Se non ce l'avete, scaricate direttamente da qui, la versione PC di WhatsApp, la configurate con il vostro telefono e potete mandare l'immobile via WhatsApp. Quindi rispondo a Gianni, che è assolutamente una cosa che si può fare. Se mi chiedete, che cosa ne penso, che non è uno strumento ancora oggi integrato perfettamente, ma non solo per la tracciabilità. WhatsApp Business non funzionerà come il WhatsApp che abbiamo noi oggi, perché nel momento in cui sarà uno strumento di marketing, ovviamente avrà delle limitazioni di invio. Voi non potete mandare, fare attività di marcia. Un conto è il cliente che ti dice: mandami l'immobile, la scheda dell'immobile via WhatsApp. Lo fai dall'immobile, configuri, ci mettete veramente 2 secondi, lo configuri direttamente da qui e lo invii. Ovviamente viene sempre generata questa mini landing page di testo che è la info immobile, sempre ottimizzata per il responsive, possono richiamarvi subito oppure rispondervi. Potete farlo con consiglio mio, con discrezione, non è escluso, ma non il marketing che stiamo guardando adesso. Cioè, il marketing è un'altra cosa. Questo è, te lo mando perché me lo stai chiedendo tu, perché è una cosa molto personale, WhatsApp, è molto delicata. Si può fare, lo si fate da qui, però spero di averti risposto, Gianni. Non so se è ancora in linea. Vado sì, rientro un po' di ma Sento pochissimo. va bene, dai, ci sentiamo bene. Ciao, Angela? Sì, sì, lo sento in lontananza. Ah, ma sta ma parlando al telefono. comunque, Ok. diciamo che anche questa parte del WhatsApp era interessante, effettivamente capire un attimino come poteva funzionare. Giustamente, magari quando facciamo poi nel caso quell'oretta del marketing entriamo ancora meglio nel dettaglio di queste ulteriori funzioni. E quindi niente, volevo, Angela, se sei d'accordo, concludere così, questo webinar che è stato veramente molto interessante. Appunto, ti ringraziamo ancora per la disponibilità tua e di Jessie, che ci avete dedicato questa ora e mezza, direi, e abbiamo visto veramente delle novità, delle funzioni molto interessanti. Volevo dire ai colleghi che in merito a questa nuova versione c'è la possibilità quindi di avere nell'apertura di Gestim un box delle comunicazioni, quindi nel sommario. Da oggi, anzi praticamente da ieri, troverete anche qui le news più interessanti riguardanti il nostro network. Quindi tutte magari le comunicazioni che mandiamo via email e anticipiamo brevemente con il WhatsApp nel nostro gruppo di lavoro, le trovate disponibili per un tot di tempo anche in questo sommario. Poi, come abbiamo visto, Gestim 8.5 ci mette a disposizione questa nuova funzione, diciamo, per migliorare la condivisione tra colleghi. Ecco, sotto questo aspetto affronteremo poi di volta in volta nelle zone dove interessa appunto che ci sia questa possibilità di condividere gli immobili, affronteremo poi di volta in volta con i colleghi nelle varie aree questo argomento, ove naturalmente interessa. E concluderei con il dire che appunto oggi è stata un'esperienza sicuramente positiva, che abbiamo già in mente qualche altro corso online, quindi webinar massimo di un'oretta come quello di oggi, un'ora, un'ora e mezza per i prossimi giorni e che ne daremo comunicazione ai colleghi, appunto, magari entro fine settimana ci saranno già delle novità e sicuramente un nuovo appuntamento con Jessie, a questo punto Angela, giusto? Sull'aspetto del marketing, se Sì, me lo questo confermi. Poi ci mi metto a sentiamo in privato. disposizione. Va bene. Ho registrato tutto quello che ci siamo detti, in modo tale che poi ve lo girerò e lo potete inoltrare sul Giusto, grazie anche di questo.
Perfetto. Mi ricordo che appunto sono, con me c'era anche Nicoletta Marcuzzi che segue il Veneto, in modo tale che ci avete un po' conosciute tutte. Agnese, grazie Nicoletta. Grazie a voi. Grazie Agnese. Qualsiasi cosa, siamo qua. Contattate. Grazie a tutti, perfetto. Buona giornata a tutti. Ciao, grazie. Ciao, buona giornata. Grazie, ciao, grazie. Ciao a tutti. Alla prossima, ciao. Ciao, 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 ciao. Fatti vedere, ciao, che vedo la manina. A presto. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ok, ciao, ciao. A tutti, grazie. Oh, ecco ciao. Qua. Ciao, ciao. 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 Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Grazie. Disconnetti dove?